Quindi siamo qui in un secondo episodio di questa serie. Mi raccomando, ricordatevi di scrivere nei commenti se vi piace questa serie. Oggi siamo qui con il secondo episodio. Esploriamo per il primo Lumine Pokémon, o anche credo il secondo, però forse dovreste arrivare prima alla fine del video per scoprirlo. Ma mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi e di lasciare un mi piace, e che quasi sicuramente oggi potrebbe uscire addirittura un secondo video di questa serie, perché Pokémon Snap ci sta riservando delle davvero grandi sorprese. Ah, quindi il primo boss era davvero Meganium, poi Buster Glett era un Lumine Pokémon, però vabbè. Quindi dopo Meganium sono andato subitissimo nella spiaggia per fare, diciamo, le ricerche anche lì, e sono passato a dare un'occhiata anche a quell'isola specie vulcano, e alla fine non c'era neanche troppo di interessante. Quindi diciamo che vi ho lasciato questo gameplay in questo modo, velocizzato, semplicemente perché in questo video ci sarà anche un secondo boss, tra virgolette, ovvero un altro Lumine Pokémon scoperto questa volta nella foresta. Naturalmente, prima di arrivare al Lumine Pokémon, o se così si chiama, non si è ancora capito bene, o meglio, io ancora non ho capito bene, abbiamo dovuto fare prima questo livello, nella prima fase, diciamo così, e attivare i Crystal Bloom, che poi sarebbero nella versione italiana una specie di fiori cristallo o qualcosa del genere, non ho ancora capito bene. E che ne dite se approfitto di questo momento di gameplay per porvi la domanda del giorno, o una sottospecie di domanda del giorno, ovvero: voi avete comprato Pokémon Snap, o meglio New Pokémon Snap? Se sì, mi raccomando, scrivete nei commenti, voglio sapere la vostra opinione, o almeno anche se non l'avesse comprato, se vi piace il gioco e se vi piace in generale questa serie. Perché se il prossimo video, che verrà caricato all'incirca oggi pomeriggio, non ho ben capito ancora l'ora, se vi piace la serie, se quel video arriverà all'incirca a 10 mi piace nel corso di tutta la sera, o meglio dentro la giornata, potrebbe arrivare un terzo o quarto video anche già nella giornata di domani. Ma non vi preoccupate, perché se non sarà così, arriverà proprio un video a parte, fatto molto bene, della storia di New Pokémon Snap, comunque nei prossimi giorni. Quindi, dopo tutto questo preambolo, direi che è arrivato il momento di andare nell'Illumina Spot e incontrare anche un altro dei Pokémon Illumina. Where's that reading coming from? Looks like it's right under you. Follow that Milo tick. Did it just surface? I'm sure you could use an Illumina orb. Looks like it's swimming away. Come on back for now.